Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi all'Autoplay. Vi farò ascoltare un riff in slap. Questo riff è tratto dal mio metodo Easy Slap. Vi invito ad andare a visionare sul mio sito, potrete ascoltare tutti gli audio di tutto il libro in formato ebook. Potete ascoltare tutti gli audio, vedere tanti video dove spiego come li faccio. Esiste anche una versione cartacea, la potete trovare su Amazon, vi lascerò i link in fondo alla pagina. Ma veniamo all'esercizio che va a sfruttare delle caratteristiche tipiche dello slap, e cioè la differenziazione delle note morte. Allora, partiamo dal fondo innanzitutto, perché alla fine vengono fatti dei sedicesimi per far ripartire. All'inizio fa così, allora. Qua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allora, la vuoto, poi la prima nota morta viene fatta con la mano sinistra, io la segno come una H, come un M. Ok? 1, 2, il 3 viene fatto con un tumb sulla corda di là e il 4 con uno strappato morto sempre sulla corda di sol. In questo modo viene fuori 1, 2, 3, 4. Questa qua è una cosa che si usa tantissimo nello slap. Quindi esercitatevi su questo giro molto lentamente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, finché l'avrete meccanizzato. In questo modo riuscirete a farlo poi molto veloce. Bene, veniamo alla prima parte. Allora, viene dato un La a vuoto con il tumb, quindi corda di La. La di nuovo ribattuto, poi nota morta in Em, nota morta in Tumb, e poi viene strappato un Sol, corda di Re, tasto 5. Bene, la stessa cosa viene poi fatta sul Sol. Quindi cambia soltanto la nota d'arrivo. Il terzo è di nuovo, quindi in Sol. Fa diesis e poi di nuovo Sol. Dopo i due quarti che vi ho fatto sentire prima. Quindi tutto l'esercizio più lento. Riparte. Benissimo, grazie anche oggi per aver visto il mio video. Mi raccomando, metti un mi piace, condividilo sulla tua pagina ed aiutami a far crescere il canale. Dai anche un'occhiata al mio sito www.carlochirio.com dove puoi, ripeto, ascoltare tutti gli audio di tutti i miei metodi ebook e quindi anche questo esercizio tratto da Easy Slap. Grazie ancora, ciao, buona musica, Carlo.